L'arte del XX secolo, dal modernismo al secondo dopoguerra. Tra fine 800 e primo 900 si sviluppa in Europa l'Art Nouveau, che si esprime soprattutto nelle arti applicate e nell'architettura, attraverso decorazioni floreali definite da linee curve. Si affermano molti movimenti che vanno sotto il nome di avanguardie artistiche. A Parigi si affermano pittori e scultori che non vogliono far parte di nessun movimento, come Marc Chagall e Amedeo Modigliani, che vengono raggruppati sotto il nome di Scuola di Parigi. Vediamo ora le avanguardie artistiche e le principali tematiche di riferimento. Die Brücke, l'espressionismo in Germania, i cui artisti vogliono rappresentare la perdita dei valori e la solitudine dell'uomo. I Fauves, l'espressionismo in Francia, esaltano la bellezza dei colori e la gioia di vivere. Il cubismo, le forme geometriche per esprimere la realtà, rappresenta nel dipinto anche le parti che non si vedono. Il futurismo, in Italia, esalta tutto quello che appartiene al mondo moderno, il progresso, le grandi città, le macchine e il movimento. Il dadaismo, trasforma oggetti banali e di uso comune in opere d'arte per esprimere una critica nei confronti dell'arte del passato. L'astrattismo vuole eliminare ogni riferimento alla realtà, esprimendosi attraverso la forza delle forme, delle linee e dei colori. Il surrealismo rappresenta la parte più nascosta della coscienza dell'uomo. Nel periodo subito successivo, in Italia si affermano la metafisica ed il ritorno all'ordine, i cui artisti tornano a rappresentare la forma reale delle cose. I soggetti, però, sono inseriti in paesaggi strani e irreali, dove non ci sono persone, oppure sono presenti solo manichini o statue. Il Bauhaus è la scuola fondata dall'architetto Walter Gropius nel 1919 a Weimar, in Germania, e ha lo scopo di creare edifici ed oggetti per tutti. Si afferma l'architettura razionalista dell'architetto Le Corbusier e l'architettura organica dell'architetto Frank Lloyd Wright. La prima metà del Novecento è contraddistinta da eventi di portata storica. Accanto alle grandi trasformazioni economiche e sociali che erano state avviate a metà del secolo precedente, le due guerre mondiali, con le loro terribili conseguenze, condizionarono la politica, l'economia, la società e la cultura di tutti i paesi europei. Nel ventennio tra le due guerre si affermano in Italia, Germania, Spagna e Unione Sovietica dei regimi totalitari, che sopprimono la democrazia e con essa la libertà di espressione e perseguitano oppositori e minoranze. Il fascismo, il nazismo, il franchismo, il comunismo. In questa situazione di profonda instabilità, l'Europa perde il proprio primato a vantaggio degli Stati Uniti d'America. Non a caso, proprio qui si rifugiarono artisti, intellettuali e uomini di scienza per sfuggire alla persecuzione in atto nei paesi europei. Il Novecento è anche un secolo di importanti scoperte scientifiche e tecniche, la cui portata è stata così ampia da influire in modo radicale sugli stili di vita delle persone, come la radio, il cinematografo, il treno, l'automobile. L'industria entra nel mondo dell'arte. Gli architetti progettano edifici razionali utilizzando materiali nuovi e pezzi prefabbricati. L'esigenza di unire costi contenuti e qualità estetica porta i progettisti a misurarsi con la produzione in serie. Nasce il disegno industriale, design, che prenderà in fretta il posto del lavoro artigianale nella realizzazione di oggetti di arredo e di uso domestico. La figura e l'opera di Edvard Munch sono state fondamentali per la nascita dei movimenti d'avanguardia di area espressionista, in particolare per Die Brücke. Tuttavia, egli non volle mai aderire ad alcun movimento. Munch ha espresso il disagio interiore dell'uomo del suo tempo. Nato in Norvegia, ebbe un'infanzia segnata dalla morte della madre e della sorella, eventi che hanno introdotto nella sua esistenza il dolore e l'angoscia.
Completati gli studi ad Oslo, nel 1885 si reca a Parigi, dove conosce l'arte simbolista e le opere di Van Gogh, Gauguin e Toulouse-Lautrec. Nel 1892 espone a Berlino, dove, nonostante il rifiuto da parte della critica e del pubblico, sarà considerato un maestro per i giovani artisti che si opponevano alla cultura ufficiale. Nell'opera La danza della vita, due giovani danzano su un prato, sullo sfondo il mare, su cui si riflette la luna. L'astro e il suo riflesso compongono un'immagine che ricorda una croce, simbolo di sacrificio. I due giovani non sembrano felici. Ai lati, due figure femminili rappresentano la speranza e il dolore, cioè l'inizio e la fine inevitabile per Munch di ogni storia d'amore. Tra l'ultimo ventennio dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, in un periodo di pace, si diffusero in tutta Europa nuove correnti artistiche che per le loro affinità vengono accomunate al movimento detto modernismo, con varie denominazioni locali nelle diverse nazioni europee. L'arte modernista esprime lo stile della nuova società industriale, in cui l'utilizzo di nuovi materiali si unisce alla creazione di eleganti forme decorative, con l'obiettivo di migliorare la qualità estetica degli oggetti di uso comune. In esso si esprimevano le aspirazioni della società borghese della Belle Époque, caratterizzata da benessere e da fiducia nel progresso. Il modernismo ha espresso i suoi risultati più alti in architettura e nelle arti applicate. Mobili, carte da parati, abiti, gioielli, vetri, in cui la componente ornamentale coincide spesso con la struttura stessa dell'oggetto. Domina la linea curva e sinuosa, libera da schemi e sviluppata su superfici bidimensionali. Si ispira agli elementi della natura, tradotti in intrecci ornamentali stilizzati. L'Art Nouveau è uno stile elegante, basato sulla decorazione e sull'uso di materiali ricercati. È lo stile della nuova borghesia urbana e testimonia il mito della modernità e del progresso che caratterizza la cosiddetta Belle Époque. Si diffonde in tutta Europa tra gli anni 80 dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale e coinvolge non solo le arti figurative, ma anche l'architettura, l'arredamento e le arti decorative in genere. Lo stile della Belle Époque si diffonde grazie alle esposizioni dell'industria e dell'artigianato nelle principali città europee ed assume diverse denominazioni. Art Nouveau in Francia, Modern Style in Inghilterra, Secession in Austria, Jugendstil in Germania, Modernismo in Spagna, Liberty in Italia. Nei primi decenni del Novecento, mentre trionfa la Belle Époque, il panorama dell'arte europea viene letteralmente sconvolto dal fenomeno delle avanguardie. Il termine avanguardie indica l'insieme dei numerosi movimenti che a partire dal 1905 si impongono sulla scena artistica internazionale. Hanno lo scopo dichiarato e programmatico di sovvertire i valori, i contenuti e soprattutto il linguaggio dell'arte tradizionale, per aprire nuove strade di ricerca e conferire un significato nuovo allo stesso concetto di arte. Negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale si verifica un ritorno all'ordine. Accanto all'arte magniloquente di regime, fascismo in Italia, nazismo in Germania e comunismo in Russia, gli artisti ritrovano una vena figurativa, condizionata però dall'influenza inevitabile delle avanguardie. Particolare sviluppo registrano l'architettura, soprattutto col Bauhaus e il razionalismo, ed il design industriale, con l'affermazione della produzione di massa di oggetti d'uso dotati comunque di un certo pregio estetico. Il termine avanguardia indica il reparto militare in prima linea che precede l'esercito per aprirgli il varco nella battaglia. Esso è stato utilizzato per indicare fenomeni culturali che hanno anticipato la sensibilità ed il gusto della società attraverso scelte innovative e coraggiose, in molti casi accolte con l'incomprensione ed il disprezzo. Avanguardie, dunque, sono i movimenti artistici sviluppatisi in Europa nei primi due decenni del Novecento. Gli artisti d'avanguardia elaborano stili e linguaggi anche molto diversi tra loro.
sono accomunati da una profonda volontà di rinnovamento, non solo nell'arte, ma anche nei valori della vita. Affermano con forza la volontà di andare contro le regole prestabilite e superare le apparenze della realtà, per dare spazio alla libera espressione individuale. Con la nascita delle avanguardie artistiche all'inizio del Novecento, l'arte si avvia verso strade mai percorse prima. Una pluralità di ricerche e sperimentazioni accomunate da alcune convinzioni. Non esiste un ideale di bellezza e comunque la ricerca della bellezza esteriore non è il fine dell'arte. L'arte non deve imitare la natura, ma interpretare il mondo, comunicare idee, valori e concetti. È del 1905 il Die Brücke. Sempre del 1905 sono i Fauves. Il cubismo è del 1907. Il futurismo ha come data d'inizio il 1909. È del 1911 il Der Blaue Reiter. Nel 1916 viene fondato il Dadaismo. Nel 1924 il Surrealismo. Die Brücke è il movimento espressionista sorto in Germania. Viene espressa l'angoscia dell'uomo moderno in una società che sembra aver dimenticato i propri valori morali. Principali artisti di riferimento sono Ernst Ludwig Kirchner, Erich Eckel, Carl Schmitt-Rottluff, Fritz Bleyl. I Fauves è il movimento espressionista nato a Parigi. Gli artisti esprimono l'emozione positiva che ricavano dall'energia vitale del mondo. Principali artisti di riferimento sono Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck, Henri Mangin, Charles Camus. Il cubismo si prefigge di analizzare la realtà e in particolare il modo in cui essa viene rielaborata dalla mente e fissata nella memoria. Principali artisti di riferimento sono Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, Juan Gris. Il futurismo esalta il mito della modernità e della tecnologia, opponendosi con disprezzo a qualsiasi forma d'arte tradizionale. Principali artisti di riferimento sono Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Luigi Russolo. Gli artisti del Blaue Reiter eliminano progressivamente i riferimenti alla realtà visibile, aprendo la strada all'astrattismo. Principali esponenti sono Vassili Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee, August Macke, Alexei von Javleski, Marianne von Werefkin. Nel dadaismo, con fare provocatorio, gli artisti utilizzano oggetti banali facendoli diventare opere d'arte. In questo modo, essi obbligano a riflettere sulla natura e sul significato dell'arte. Maggiori artisti di riferimento sono Hans Harp, Tristan Zara, Marcel Janco, Richard Hulzenbeck, Hans Richter, Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Alfred Stieglitz, Raoul Hausmann. Nel surrealismo si rappresenta il mondo sommerso dell'inconscio, sogni, memorie, visioni. I principali artisti sono Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, André Breton, Paul Éluard, Jacques Prévert, Tristan Zara, Hans Arp, Louis Buñuel, Salvatore Dalí, Max Ernst, Alberto Giacometti, René Magritte, Juan Miró, Man Ray, Yves Tanguy. La metafisica ed il ritorno all'ordine sono in contrapposizione all'esperienza delle avanguardie. Vi è un recupero dell'arte figurativa e si cerca l'equilibrio dell'arte classica.